Ieri la denuncia di Funzione Pubblica CGIL e di Funzione Pubblica CISL sulle condizioni lavorative del personale di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto, condizioni che non sono certo delle migliori, manca personale, quello che c'è è costretto a turni insomma suppletivi, la situazione non è facile, ci sono circa 900 persone nel carcere di Taranto, uno dei più sovraffollati d'Italia, e per questo insomma il personale paventa anche proteste importanti e insomma di impatto. Ne parliamo con Cosimo Sardelli, segretario di Funzione Pubblica CGIL di Taranto. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti e a tutti e buon anno. Buon anno anche a lei. Dicevamo, una situazione esplosiva che avete messo in luce tante volte, ma che torna ancora una volta appunto sulle prime pagine dei giornali. Come vorreste che si risolvesse almeno nel medio termine, Sardelli? Guardi, io parto dalla fine del suo discorso, che avete riproposto tante volte, ed è veramente forte il senso di impotenza di fronte ad una realtà così clamorosa nei numeri. Noi, l'ultima proposta di dotazione organica riconferma 345 operatori di polizia penitenziaria a fronte di una capienza regolamentare di 500. Ebbene, fino a qualche mese fa noi protestavamo perché eravamo arrivati intorno agli 810-820. Il dato di oggi è di circa 900 detenuti. Quindi comprendete bene che i numeri sono di una crudeltà tale che ci sarebbe ben poco da discutere. Ma la cosa che fa veramente rabbia è come gli organismi preposti, quindi il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, sono completamente inermi rispetto a questa situazione, facendo andare le cose per come vanno, sperando che il buon Dio non determini eventi drammatici, eventi critici, che puntualmente accadono, i tentativi di suicidio, le tante mini rivolte che ormai non fanno più notizie, perché spesso è grazie alla capacità delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria che evitano che questi, diciamo, eventi critici diventino eventi drammatici. I numeri, nella loro impietosità, sono tali che chi ha il compito di governare e garantire la tutela e la sicurezza della comunità, degli operatori e degli operatori di polizia penitenziaria, degli stessi detenuti, non viene essere delle misure necessarie. Purtroppo a tutt'oggi non c'è. Poi c'è una situazione specifica del carcere di Taranto, io voglio ricordare, il carcere più sovraffollato d'Italia. Eh sì, l'ho detto in introduzione, insomma 900 persone, dovevano essere la metà. 500, con un padiglione nuovo aperto, che noi più volte abbiamo denunciato che sarebbe stato aperto a organico di polizia invariato, cosa che puntualmente è accaduto. Quindi c'è un problema logistico, perché le distanze tra il vecchio padiglione, noi vediamo, sono importanti, e quindi comprende bene che i termini di risposta sono anche, diciamo, significativi e aumentati, quando il fattore tempo in alcune circostanze è fondamentale. C'è un problema quindi anche di personale che è in grado di coprire i posti di servizio. Io voglio ricordare, lo abbiamo detto in passato, che nei turni notturni o serali ci sono 8-9 agenti per garantire la sicurezza dell'intera struttura. Ci sono tutta una serie di attività anche nelle ore quotidiane. Basti pensare che 900 detenuti non significa solo 900 detenuti rinchiusi, ma significa anche un aumento esponenziale dei trasferimenti da e verso i tribunali, da e verso altri istituti penitenziari dislocati sul territorio dell'Italia. Quindi comprendete bene che è una situazione drammatica, con un'età media che aumenta sempre di più, con un tasso di morbidità che aumenta sempre di più, con un corpo di polizia penitenziaria ormai sfiduciato, perché la cosa è che, guardate, quando si parla con le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, che più ti fa star male è l'idea che servitori dello Stato che hanno giurato fedeltà alla Repubblica ormai vedono lo Stato non più come il loro fedele alleato, come il proprio datore di lavoro a cui dare garanzia, ma come un nemico, perché questa totale assenza di risposte, questa totale assenza di un qualunque iniziativa che non dico risolva il problema, saremmo presuntuosi, ma che attenui la drammaticità della situazione, arriva. Ci sono soltanto dichiarazioni stampa, le visite del Ferragosto, che ormai sono una tradizione, ma una mera tradizione, che però non porta atti legislativi ed amministrativi conseguenti. E per questo motivo state pensando anche a delle forme di protesta, insomma, eclatanti? Lo abbiamo scritto nel comunicato, che voglio ricordare, è fatto da FPCGL, FNS CISL, ma anche da FNS, USTI, USP e SINAP, che sono altri sindacati del comparto rappresentativi.
Tra le iniziative c'è lo sciopero della fame delle donne, degli uomini, delle fiamme azzurre e comunque il rifiuto del ritiro della mensa, quindi del vitto della mensa prevista all'interno della struttura. E io voglio ricordare sono le uniche misure drastiche che gli uomini e le donne della polizia penitenziaria possono mettere in campo, perché altri strumenti previsti per le altre categorie di lavoratori non sono possibili, tipo lo sciopero, per ovvie ragioni, comprendete bene, quelle sono le ragioni di sicurezza che impediscono, ci sono gli strumenti più drastici che ci sono. Io l'appello che noi facciamo come organizzazioni sindacali... Sì, in 30 secondi, Sardelli, perché poi non ho più tempo. L'appello che le donne e gli uomini della polizia penitenziaria fanno è di dare finalmente qualche segnale che determini un'inversione di tendenza e che finalmente l'idea del carcere come discarica sociale, perché questa è l'idea che si concretizza negli atti amministrativi che si fanno o che non si fanno e negli atti legislativi, venga superata. Perché nel momento in cui il carcere continua ad essere una discarica sociale, è il segnale evidente, la cartina di tornasole dell'arretramento e dell'imbarbarimento della civiltà giuridica di questo paese. Uno Stato non può trattare in questo modo i suoi servitori, è inaccettabile. E noi chiediamo alla politica tutta, a livello territoriale fino a livello nazionale, di porre in essere ciò che può essere posto in essere, prima che questo sia troppo tardi e prima che ci siano i pianti di coccodrillo di fronte a qualche evento critico, di fronte a un ulteriore suicidio, di fronte ad altri eventi tragici che possono accadere. Ci sono anche delle responsabilità morali, oltre che giuridiche, di chi ha il dovere di fare e non fare.